Vogliamo dare un premio, l'amministrazione comunale vuole dare un premio a una figlia di questa terra che sicuramente tutti conoscerete e voglio accoglierla con un applauso, Daniela Barresi, ecco un applauso a lei perché è davvero una figlia di questa terra, una figlia che si è fatta valere grazie proprio alla sua arte, alla sua ambizione. Daniela Barresi infatti è di San Giuliano del Sannio e si è laureata campionessa d'Italia in combinata caraibica. Daniela, complimenti, l'applauso della piazza di San Giuliano, un titolo che hai ottenuto ai campionati italiani di danza sportiva 2023. Che emozione è stata, Daniela? Buonasera a tutti, innanzitutto è un piacere stare qui questa sera con tutti voi perché da un po' che manco insomma, in questa piazza meravigliosa e che dire, è stata un'emozione pazzesca, poi il campionato è sempre quello che ogni sportivo aspetta per un anno intero, quindi sono stati tantissimi sacrifici, tanta passione, tanta forza, qualche caduta, anche qualche risalita, però devo dire che ce l'abbiamo fatta e quindi siamo contentissimi. Ecco, come si dice, cadere 7 volte e rialzarsi 8. Allora magari ti prendo un po' in contropiede, ma ce lo fai assaggiare un po' di danza? Ce la fai vedere qualche passo adesso, così, al volo possiamo? Vai Daniela, gustiamoci i passi di Daniela. Solo queda el recuerdo.
vivo sufriendo por el desamor. Fantastica, fantastica Daniela Barresi, fantastica, coppia formidabile. Grazie. Voglio ringraziare anche il tuo... Sì, volevo assolutamente ringraziare la mia metà, non soltanto nel ballo ma anche nella vita, Diego. Ovviamente la mia spalla destra, anche nella scuola che abbiamo a Campobasso, si chiama Mirena Dance School, quindi per chi volesse avvicinarsi anche al ballo delle danze caraibiche vi aspettiamo volentieri. Grazie mille a tutti.